secondo posto la vince un maschietto. Voi perché mica queste lettere d'amore le fanno solo le femminucce? Abbiamo un bel maschietto che ha fatto una bellissima lettera d'amore, struggente, devo dire la verità, ed è Mirko Marasco, da Maddaloni, no, Marcialise, no, Maddaloni, Maddaloni, perché ormai vedete non c'ho nemmeno più le carte in mano, complimenti. La motivazione. Stille di memoria, l'esilio, la lontananza, la mancanza acuiscono i sentimenti più pungenti della nostalgia e della malinconia. Lungo lo scritto serpeggiano come brividi di parole accorate, intrise di dolore che il tempo sprecato e non goduto. Poi la vita riserva certe sorprese. La lettera è ben costruita dal punto di vista letterario e anche nel crescendo delle emozioni. Complimenti. Grazie mille.